Salve a tutti, sono sempre io Redbox e sono qui per fare un video chiarimenti dopo l'ultimo video che ho fatto, perché andava fatto. In questo video parlerò di diverse cose, tra poco vi mostrerò la conversazione completa tra Dark Folle e il tizio del Karambit, perché mi sembra giusto che voi vediate per intero la conversazione, dato che giustamente mi avete fatto notare che nel video precedente mancavano delle parti. Molti di voi hanno pensato che le ho cancellate io o che non ve le ho fatte vedere perché avevo la coda di paglia e sapevo di essere nel torto, quando semplicemente non mi erano state fornite, poiché all'inizio io gli screenshot non li ho ricevuti direttamente dal tizio interessato, mentre ora ho ricevuto la versione completa e poi la vedrete in questo video. Questo è il ragazzo che prima ha contattato Dark Folle e poi ha contattato Ermac e alla fine ha contattato anche me dopo che ha visto il video e mi ha fatto i complimenti e poi mi ha chiesto se volevo vedere tutti gli screenshot completi, dato che appunto mancavano alcune parti che non possedevo. Quando li ho confrontati con quelli di Dark Folle ho notato che mancavano delle parti. Se vedete qua c'è scritto mancano alcuni screen confrontandoli a quelli di Dark Folle. Mi ha scritto che mi ha inviato quelli importanti, ha cancellato alcune parole che non cambiavano assolutamente il discorso. Io gli ho detto no, dammi tutto, altrimenti così non dice che taglio, riferito sia a Dark Folle che poi a tutta la gente che vedeva il video. Diceva che non era niente di importante, ma io ho insistito che mi mandasse tutto e qua mi ha rimandato di nuovo tutti gli screenshot completi, che sono 10 circa, che ve li aprirò uno ad uno qui adesso, così da evitare casini. L'unico che non apro è il secondo perché si è sbagliato a mandarmelo e si vedono tutti i contatti che ha, quindi quello non lo apro per privacy. Aprirò tutti gli altri, te visto tutti, in qualità diversa perché era preso da un altro dispositivo. Questo è stato preso dall'iPad del tizio. Questo voi avete visto tutto fino a, se vuoi te lo scambio per il mio che vale 200 euro. Poi a me mancava tutto il continuo e il continuo adesso ve lo lascio qua. In questo video ho deciso di non commentare, non dare pareri su nulla, essenzialmente, per evitare di condizionare il vostro pensiero e semplicemente vi faccio vedere tutta la conversazione completa in modo che voi vediate il resto che non avete visto, perché giustamente Dark Folle ha postato il resto che io non avevo, ha fatto giustamente, ha fatto bene. Così non dite che io non volevo mostrarveli o che l'ho cancellato io, cioè io avevo solo fino a qua, fino ai 200 euro. E il resto non ce l'avevo e quindi adesso è qua. Questo qua, se vedete, leggete voi, io non do più pareri perché tanto la situazione è stata chiarita, quindi è solo per correttezza nei vostri confronti. Questa roba qui non c'entra con la cosa, cioè fino a non sono a casa è inerente al video che ho fatto. Il resto ve lo mostro per correttezza. Ma è questo ragazzo che parla di altre cose con Dark Folle, quindi non c'entra col video, ma per correttezza ve lo mostro. Una cosa che vorrei specificare, dato che qua si parla di nuovo di Karambit, è questo valore qui che lui continua a ostentare, cioè 1000 euro. Io non ho, io, né io né Ermac abbiamo mai detto che il suo coltello vale 1000 euro, attenzione, cioè questa è un'assunzione che ha fatto lui. L'unica cosa che ci siamo permessi di dire è che forse era un fake Black Pearl, ma di sicuro comunque non vale 1000 euro. Cioè, se voi andate a vedere quello che gli aveva scritto Ermac, non gli aveva scritto 1000 euro. Cioè, questa è una cifra che ha ostentato. Comunque, adesso leggendo la conversazione per intero, capisco cose che non avevo capito prima perché effettivamente mi mancavano delle parti. Da comunque in poi, la conversazione è stata fatta dopo il mio video, infatti vedete qua. Poi qua non so neanche perché abbia scritto cazzo è Red, scusate, sono io Red, non, vabbè. L'istinto ha fregato sia me che Dark Folle perché abbiamo reagito proprio d'istinto, cioè io appena ho letto quelle cose lì ho fatto il video e lui appena ha visto che ho caricato un video del genere ha cominciato ad offendermi anche abbastanza pesantemente, ma è stata tutta una reazione. Entrambi insomma siamo stati vittima dell'istinto. Nella prima parte di chat sembrava appunto che se ne volesse approfittare, ma nella chat totale, alla fine comunque ha mantenuto. Oggettivamente, rileggendo questa conversazione, è cambiato un bel po' il mio parere. Per esempio qua, che gli scrive che gli ho fatto un video contro per colpa sua, e lui scrive ahaha. Mi avrebbe dato fastidio anche a me, sinceramente. Cioè, io ti sto parlando seriamente e tu mi ridi in faccia, anche scrivendo. Oggettivamente a tutti avrebbe dato fastidio
ridere, cioè ricevere delle risate mentre tu sei serio. Poi anche qui ha detto una balla, cioè dai, è vero che io non ho inviato nessun screen ad altri youtuber, che è un'altra cosa falsa, perché questi screenshot che vi sto facendo vedere me li ha inviati lui. Me li ha inviati lui dopo che ho fatto il video. Però all'inizio gli screenshot della conversazione li ha inviati ad Ermac, dopo che Ermac gliel'aveva chiesti. Quindi non è vero che non ha inviato screenshot a nessun altro youtuber. E quindi se il mio parere rimane uguale sul fatto di non fidarsi di nessuno, quindi nemmeno di me o di altri, quando, per quanto riguarda gli scambi, lo specifico perché nell'altro video ho detto non fidatevi di nessuno, ma non ho specificato abbastanza sul fatto riguardante gli scambi. Cioè, quando si tratta di soldi o di oggetti che valgono soldi, non fidatevi di nessuno, così su YouTube, così come nella vita vera. E alla fine si scopre che effettivamente il tizio non era neanche iscritto al canale, perché il casino più o meno, secondo me, da cosa è nato? L'unica cosa personale che dirò in questo spezzone, quello che ha contattato Darkfall ed Ermac all'inizio non era il tizio che possedeva il coltello, ma un suo amico. Sia ad Ermac che a Darkfall era sempre l'amico del tizio con il Karambit, mentre questo dovrebbe essere il tizio con il Karambit. C'è stata una bella confusione, effettivamente. Riguardando la conversazione completa, avrei comunque fatto un video sulle truffe, sulle cose del genere, come ho detto nell'altro video, ma di sicuro non avrei incolpato nessuno. E non perché non mi piace fare nomi, perché come ho detto nell'altro video i nomi vanno fatti, perché semplicemente ci siamo fatti un po' tutti intortare da delle conversazioni incomplete mandate da più persone. Riguardando tutto ora a mente fredda, tra virgolette, si poteva evitare e quindi sono contento di aver chiarito. Qui poi, dopo che mi ha passato gli screenshot e che l'ho ringraziato di avermi passato tutti gli screenshot, gli ho detto che avrei fatto questo video chiaramente che sto facendo adesso. E mi ha scritto mettilo assolutamente, gli ruberai un po' di iscritti, hihihi. E vabbè, il resto guardate qua, io dopo non gli ho più risposto perché avevo altre cose da fare. E domenica che io ero fuori casa mi ha scritto Red, perché vuoi scusarti? Questo messaggio credo sia riferito al, al post che avevo scritto dove avrei fatto il video di chiarimenti, dove mi sarei scusato per non aver usato la conversazione completa. Io non gli ho risposto perché ero fuori casa, infatti mi ha scritto poi rispondere e poi qui gli ho risposto quando esce il video, appena avrò finito di farlo. Semplicemente quando mi sento di dover fare qualcosa lo faccio e spesso magari sbaglio. Ammetto di aver sbagliato appunto ad aver messo la conversazione che io pensavo fosse completa, che effettivamente non lo era, quindi quello è stato un mio errore e me ne prendo le responsabilità. Mi vorrei però soffermare su una cosa molto importante. Per quanto sbagliato possiate trovare quel video, non ho offeso nessuno, non ho mandato nessuno a quel paese, non mi sono abbassato a offendere nessuno. Eppure molti di voi hanno approfittato di questa situazione per offendermi in modo molto pesante, in modo personale, quindi non per ciò che ho fatto, ma per la mia persona in sé, poiché passare da hai sbagliato a fare questo video, che potreste anche avere ragione, ah, sei un figlio di e non continuo, oppure offese tipo bruciati, datti fuoco, di acqua sotto i ponti ne passa. E appunto vorrei informarvi, dato che non ne ho mai parlato perché non mi è mai sembrato il caso, ma a sto punto credo sia giusto informarvi anche di questo. Io ho perso mia madre 3 anni fa, è morta di cancro, e quindi cortesemente vi invito a riflettere prima di offendere qualcuno in questo modo, perché non sono l'unico, perché sia che uno abbia passato quello che ho passato io, sia che uno non l'abbia passato, un'offesa del genere non va fatta, fine. Per quanto riguarda invece le offese che mi ha fatto direttamente Darkfall, all'inizio le avevo prese molto male, poiché se avesse reagito in modo diverso avrei rimosso subito il video una volta letto la conversazione completa. Ho parlato recentemente con Darkfall e alla fine sentirete una clip che abbiamo registrato. Le offese ci sono state, potete trovarle nel video precedente, magari ne vedrete alcune nel video. Però io in questi giorni non ho perso la pazienza e non mi sono abbassato ad offendere nessuno. Potete controllare in tutti i commenti del video, nemmeno su altre pagine io non ho offeso nessuno in nessun modo. Però anche da parte dei miei iscritti sono partite molte offese
e sono qui per scusarmi per le offese partite dai miei iscritti. Quelle che ho visto le ho o cancellate oppure ho fatto capire alla persona che le ha scritte che non ci si abbassa a certi livelli, che le cose si possono dire senza offendere, che spesso dire le cose senza offendere con calma ti fa prendere più seriamente, ti fa ascoltare anche da chi magari ti odia. D'ora in poi ho detto a Dark Folle che tutti i dubbi che mi vengono, tutte le cose che avrò da dire, le dirò direttamente a lui, piuttosto che farci un video, e di questo anche avete ragione voi che l'avete scritto. E ora vi lascio l'ultima clip dove ci siamo scusati entrambi. Salve a tutti, sono Redbox, sono con Dark Folle, ci siamo ritrovati per, dopo una lunga discussione, veramente ci siamo detti praticamente tutto. E io mi scuso. Esatto. Io mi scuso per aver fatto un video con una parte di chat che mancava, di cui non ero in possesso, e mi scuso per aver detto che è un truffatore, quando al massimo si può trattare di low balling, cioè offrire meno del valore dell'oggetto, che mi è stato fatto notare un bel po', eccetera. Se devi parte. Ovviamente mi scuso con Redbox perché ho esagerato con le parole in chat. Sì, però ovviamente ho esagerato perché ero abbastanza incavolato per quello che era successo, vabbè. Hai sì. Capito. Quindi la morale la morale. Il fatto è che appunto reagire distinto spesso crea casini, un bel po' di casini. Cioè io ho reagito distinto facendo il video e lui ha reagito distinto offendendomi, e io che poi ho reagito a mia volta distinto dopo le offese ho mantenuto tutto il video, eccetera. Quindi questo è l'ultimo video sulla faccenda. D'ora in poi, speriamo. No, te lo dico io. D'ora in poi io gli ho detto che le cose gliele dico direttamente, come bisognerebbe fare, e così per evitare casini. Poi io nel mio canale tornerò a fare i miei video. Lui non ha ancora fatto nessun video. Spero che domani non vedrò un video con scritto Redbox è un deficiente. Aspetta, ci penso. Però me lo segno. E boh, quindi io chiedo a tutti i miei iscritti, che a molti gliel'ho già scritto, ma quelli che non ho potuto vedere, io scrivo a tutti i miei iscritti, dico di smettere di offendere Dark Folle. E è la stessa cosa per me. Ah, lo scriverò in un altro post. Ok, perfetto. Sono quando si fa pace, tra virgolette, è sempre la sensazione più bella di quando si fa la guerra. Robe così, proprio da hippie, figlio dei fiori, però vabbè. E niente, io vi saluto e non so se vuoi salutare anche tu. Buone feste. Non fate la guerra. Non fate la pace, fate la guerra. No, dai, a posto. Avete capito? Sì. Buone feste. Okay.